Buongiorno, ben svegliati a voi, ben svegliata la nostra Antonella Ventre. Buongiorno a te Antonella. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ben svegliato al nostro Amedeo Cetorelli che tutti, oggi Lucia. Ci porta la regalità nello studio. Sì, la regalità è... Sono meravigliose le cicas. Vi ho portato queste piante conosciute come, con il nome di cicas, revoluta la specie, e volevo aprire un piccolo cappello temporale su questo, queste piante che sono... intese proprio come dei fossili viventi, Lucia, sono stati trovati fossili di cicas risalenti a 250 milioni di anni fa, cioè sono piante che se la sono vista con i dinosauri. Ah, sono sopravvissute praticamente fino ai giorni tutto. D'oggi con un'evoluzione molto minima, sono molto simili a 250 anni fa, e questo ne attesta un po' la loro forte rusticità. Sono piante che hanno resistito a cataclismi, a cambiamenti climatici repentini, alla presenza dell'uomo. Che non è poco. No, esatto. Amedeo, le cicas siamo abituati a vedere un po' ovunque. Sì. È merito della cura dell'uomo o sono davvero così allora, resistenti? Sono piante molto resistenti che si adattano molto bene a varie fasce di clima, e adesso ne parleremo in grandi linee, e hanno bisogno di poche cure, nonché regalano un tocco esotico ai nostri giardini. Quando siamo in presenza di una cicas si distingue proprio da tutte le altre piante. È regalità, esatto. Regalità assoluta, sebbene siano spietate queste piante. Sono piante pungenti, le definisco, perciò tengo a dire questa cosa, se vogliamo permetterci una cicas nel nostro spazio esterno o interno, perché si possono tenere anche all'interno anche con in le casa? Giuste condizioni, sì, e dobbiamo sapere che hanno bisogno di un loro spazio, ecco. Tutto loro, perché hanno veramente questa foglia coracea che arriva anche a un metro e mezzo di lunghezza, perciò nel tempo dobbiamo fare i conti con il suo volume. Amedeo, a proposito di lunghezza, quanto crescono le cicas? Che come al solito noi le prendiamo piccine, queste anzi sono già abbastanza grandi, ma nei vivai sono davvero piccole, e poi dopo? Allora, la premessa è che sono piante molto lente e per questo sono piante anche costose commercialmente, cioè un esemplare di questa grandezza può arrivare a costare anche 60-70 euro, che rispetto a delle pari piante, delle pari grandezza, costano molto molto certo, di più, no? Ma proprio perché per avere un esemplare di una certa grandezza dobbiamo aspettare molti anni. Considera che crescono pochi centimetri l'anno una cicas, nei nostri climi può arrivare, se messa in piena terra, non più di 3 metri mamma d'altezza mia. Però è tanto, quindi da considerare è molto, cioè una pianta di 3 metri vuol dire che sono certo. In presenza forse di una pianta centenaria per arrivare ecco. a quella grandezza, perciò ragioniamo che partiamo da un esemplare piccolino, ma seppur lentamente nel tempo comunque si avrà uno sviluppo, e questo portando queste foglie in cima proprio a forma di corona si allargano e rubano più spazio di quanto ne porta il vaso in realtà, ecco, perciò ecco. Consideriamo sempre di dargli il giusto spazio per non avere poi problemi. Amedeo, a proposito di vaso grande o vaso piccolo? Allora, le cicas non amano vasi troppo grandi, infatti se le possiamo vedere sono posizionate in vasi un po' sproporzionati rispetto alla loro grandezza, perché devono avere uno sviluppo contenuto radicale per favorire quello fogliare. Quindi non ci stanno strette in un vaso così, questa no. È più o meno la norma. Anzi, quando andremo a rinvasare una cicas, che mediamente si rinvasa nel giro di 3 anni, dopo 3 anni di coltivazione nel vaso, non aumentiamo troppo la grandezza del vaso, andiamo sempre per gradualmente, anche perché poi una volta che abbiamo le cicas grandi in un vaso grande, poi dopo toglierle e ricambiare sì. Ce ne e vuole il tronco è molto pesante, considera per spostarle ecco, lo stiamo vedendo, le caratteristiche sono note a tutti, anche questo punge, sì, che è una punge cosa in tutte proprio le sue, in tutta la sua struttura, nonché Lucia, si svolge tutte le attività principali della cicas si svolgono all'apice, sia l'emissione delle nuove foglie. Vedremo che a primavera, se trattata bene, la nostra cicas emetterà un nuovo oggetto di foglie, abbandonando, passami questo termine,
il getto più vecchio. Più vecchio, perciò vero. Noi un'attività che va fatta sulla CIGAS è l'attività di pulizia, di pulitura delle foglie più vecchie, che a volte proprio lascia ingiallire la pianta. Ecco, punto importante, sì. La forma, la CIGAS la diamo noi, giusto? Sì, però sì. Come dici tu, se io ti dovessi chiedere, adesso il nostro regista come al solito ci aiuta con le immagini, se ti dovessi dire come si pota una CIGAS, dall'esterno? Sempre dall'esterno. Attenzione, considera dall'esterno. L'anello come di foglie, fatto qui? Il giro di foglie che sviluppa è a spirale, cioè io parto dall'ultimo e si toglie un giro l'anno in media. Un giro l'anno. E lascerà spazio, questo togliere la foglia lascerà spazio allo sviluppo. Quindi Amedeo, tronco. Per capirci tutti di cosa stiamo parlando, guardate questo. Allora, si comincia come vedete, infatti qua è stato tagliato questo. Aspettate, ecco qui, momento che devo capire pure io dove sono, ecco qua, scusate, pian pianino perché poi sapete l'età, la sveglia la mattina. Allora, guardate qui come è stato fatto, questo è il giro che è stato tagliato, è stato ed infatti, tolto. Vedete, gradualmente, il prossimo, per intenderci, sarebbe questo, è giusto? Bravissima, benissimo. Bravissima. Ecco, e faccio un appunto, Lucia, chi ha potato questa CIGAS non l'ha potata... Aia, benissimo, assassino. Perché dobbiamo, non tanto per la pianta, ma per una questione estetica e di comodità, dobbiamo andare più vicino al tronco possibile. Facciamo, guarda, prenditi la penna così facciamo. Allora, la nostra camera è qui. Sto quindi qui? No, vediamo. Sto di qua. Esatto. Ok. Allora, questo è il tronco. Io arrivo proprio fino all'intersezione della costa della foglia. Bene. Questa è la costa della foglia con il tronco e vado a tagliare più vicino possibile, lasciando meno monconi. Possibile, anche perché questi pezzi che avanzano nel taglio con il tempo seccheranno e sono anche esteticamente brutti da insomma, vedere. Insomma, se sta roba l'ha fatto il vivaio, perdoniamoci gli sì, errori, sì, perché sì. Insomma, questa esatto. È una cosa che veramente potrebbe capitare a tutti. Più a filo tutti. Possibile, ne va benissimo. Ad appreziosire poi il tronco centrale. Quanta acqua bevono? Allora, attenzione con l'acqua, perché amano annaffiature frequenti, ma deve asciugare il terreno tra un'annaffiatura e l'altra. Questa è una regola... da seguire proprio a menadito, Lucia. Il terreno deve essere sempre asciutto prima di somministrare acqua. I terreni che usiamo per il rinvaso delle CIGAS che siano ben drenanti, perciò oltre a fare il solito strato di argilla alla base del vaso, mescoliamo del terriccio universale con della sabbia di fiume. Per, mi raccomando, questo non ci devono essere ristagni. Non ci devono quindi... assolutamente ristagni idrici, soffre i ristagni idrici. Per avere un buon sviluppo, è una pianta che resiste anche a temperature rigide, anche sotto lo zero. Ecco, bisogna coprirla d'inverno, se stiamo su in Trentino, no. Allora, se ce ne stiamo in Val d'Aosta. In montagna, guarda, paradossalmente il problema dell'altitudine non è tanto l'inverno quanto l'estate. La CIGAS sopporta freddi, troppo rigidi vanno un pochino a danneggiare le foglie, ma il problema della CIGAS è che vuole estati calde per avere uno sviluppo fogliare rigoglioso. Giusto. Perciò in montagna, che ci regala quelle estati piacevolissime fresche, per la CIGAS non va molto indicato. Bene. In zone diciamo di pianura ce la possiamo tranquillamente permettere senza... coprirla per l'inverno. Antonella, c'ha qualcosa di che vedo che si sbraccia. Antonella, ti ho visto, non ti preoccupare. Antonella, dici un po', buongiorno ancora. Buongiorno. Quanto è bella, guardate che inquadratura meravigliosa. Inquadrato tra le CIGAS, sì. Tra l'altro. Io ho una domanda che è personale, ecco perché mi sbracciavo. Bravissima, falla. Ma è vero che le CIGAS sono velenose? Cioè se uno si punge con le CIGAS è velenosa? E bella questa domanda. Non è tanto personale, perché ho letto su internet... Potrebbe essere dannosa anche per chi ha un piccolo animale domestico, quindi fare attenzione. Allora, Amedeo, questo è una bella domanda, nascosto. Perché volevo spezzare una lancia a favore delle piante velenose o barra tossiche in realtà. Allora, la CIGAS è tossica in tutte le sue parti, ma Lucia, noi siamo circondati da piante tossiche o velenose e nella mia esperienza io non ho mai sentito né un gatto, né un cane, che né un bambino di che è rimasto intossicato. Sì, però spieghiamo questa cosa della tossicità, perché altrimenti ho paura che a casa poi dopo no, tutti quanti andiamo a sradicare la pianta. No, assolutamente. No, allora, è tossica se la ingeriamo. Ecco. Come dire, al contatto assolutamente no. È fortemente pungente, tant'è vero che se vedete le foglie verso la base... la foglia si modifica, diventa proprio una vera e propria spina e per esperienza vi dico che oltrepassa i guanti di protezione è vero, da giardiniere, cioè
dobbiamo fare attenzione a non puncicarci, ma non è assolutamente però ci facciamo velenosa. I pallini, i puntini rossi, ma non si non muore. Non succede, non è un né Antonella, un io serpente. E te la metteremo nelle nostre insalate, giusto? Proprio di mettere in insalata la cica se non ce ne viene. No, quindi... assolutamente, assolutamente. Non bella è, domanda, non, è non è commestibile. È una pianta, Lucia, che può dar fastidio, ripeto, per la sua coriacità delle foglie, perciò non mi stanco di ripeterlo, dedichiamogli uno spazio idoneo, sia nella messa a dimora, sia poi per il suo futuro sviluppo. Insomma, Amedeo, lasciamola in pace e lei poi e diamogli ci buone porzioni di sole, Lucia, l'esposizione corretta di questa pianta deve essere irradiata da un buon sole, non troppo sole diretto, troppo esposizione troppo a sud, seccano troppo l'aria e non ama un'aria troppo secca, come al contrario posizioni troppo ombreggiate la farebbero sviluppare troppo in alto, perché andrebbe alla ricerca, io dico bellissimo, fa effetto parabola, fame. A volte si girano proprio dove c'è il sole, a discapito di un'estetica così compatta che poi è il motivo del perché comunque la difendiamo piante come queste che, come hai detto tu, sono guardiamole cariche di 250 milioni rispetto, di Lucia. Anni stanno in questo salotto chiamato terra molto prima di noi, beh, no? bellissima questa osservazione. La settimana prossima che ci porta? Ci spostiamo probabilmente all'interno, Lucia. All'interno, quindi prendete nota, Medeo, come al solito, grazie. Sai a che voi, ti a ma voi. In Sardegna le cicas attecchiscono. Va benissimo. Sai perché diciamo questo? Perché c'è il nostro Fabio Bolzetta. Buongiorno Fabio.